Caldo, temperature record, quanto durerà ancora il caldo? E allora io veramente con un po' di emozione do il benvenuto al colonnello Laurenzi. Buongiorno e benvenuto, a bel tempo si Buongiorno. spera. Oggi veramente il nome della trasmissione è indicatissimo, accompagnato dalla moglie Laura Patrioli. Buongiorno e benvenuta. Grazie, grazie. Devo dire che affascina moltissimo il fatto che voi veniate sempre insieme. Anche a noi Veramente fa piacere, a a noi me piace. soprattutto perché così. Perché poi lei ha sempre seguito ogni Sì, appuntamento, 45 anni. vedeva sempre le previsioni, vede sempre le previsioni Sì, delle. io sempre, sono una fedelissima, È la lei. telespettatrice Sono 1, una, sì, numero 1, è la no? tessera numero uno. Ma le è mai Poi, capitato di dire, dice Francesco, hai sbagliato beh, previsione? qualche volta quando è sorpresa dalla pioggia, magari capita di. Può Però può succedere. succedere, però devo dire che è bravo, ci azzecca sempre, E dai. poi è stato allievo del grandissimo Bernacca, Certo. Sì, è vero. A colonnello. proposito, lei mi controlla tutte le previsioni. Poi è lei che quando apre la finestra la mattina dice: sì, è vero, il cielo è nuvoloso, oppure no, ma che hai detto? Guarda che piove. È lei che mi fa il controllo della bontà delle Però è previsioni. bello Sì. condividere una passione, perché poi ecco, lo studio delle nuvole, del vento, del sole, è una passione. Sì, ma ci vuole passione in tutte le cose, ci vuole passione in particolare anche per fare questo mestiere. Noi Lei dobbiamo. ha iniziato dai tempi di Bernacca? Esatto, io ho iniziato quando la meteorologia era quella di Bernacca, quando la nostra meteorologia era fatta sì con i computer, ma in maniera proprio marginale. E ci voleva tanta passione, tanta fantasia, tanta voglia di lavorare. Era una meteorologia cosiddetta sinottica, cioè la meteorologia sinottica, eccolo qua, vedete, Il grande il grande Bernacca. Bernacca che disegnava proprio con il gesso lui le sue cartine, quindi non c'erano i computer, non c'era niente. E come si E, facevano i ecco. calcoli sulle previsioni? Si fanno sulle osservazioni. Il concetto della previsione prima dei computer, quella prima Certo. degli anni 70, 80 e 90, era fatta in questo modo, cioè si osservava il tempo. Sulla Terra ci sono circa 40.000 stazioni meteorologiche che contemporaneamente, in un orario ben preciso, alle 12, alle 18, a mezzanotte e alle 6 della mattina, ora di Greenwich, fanno queste osservazioni. Queste osservazioni poi le mandano in giro per il mondo, tutti le possono ricevere, le ricevono in particolare i servizi meteorologici nazionali, dove poi vengono riportati, dove c'erano persone che riportavano questi dati sulle cartine. Si disegnava il campo delle isobare, cioè il Ma si campo disegnava delle tutto a alte. mano? Si disegnava tutto a mano. Io ho Ma anche fatto. questa cartina che lei ha portato in studio, che anzi la ringraziamo di averla portata in studio, l'ha disegnata lei. Ed Sì, erano le questa. cartine che si utilizzavano negli anni, ecco, 70. Esatto, sì. Questa veniva fatta una fotografia dal basso. Questa è un po' schematica, perché Certo. altrimenti la televisione non avrebbe potuto riprendere il dettaglio. Comunque si disegnavano le aree di alta, di bassa pressione, dove c'erano i fenomeni, la pioggia, i temporali, il vento, e se ne faceva un'immagine che si chiama l'immagine sinottica. E di queste carte se ne disegnavano una ogni 6 ore, se ne faceva la storia, come ad esempio c'è una perturbazione che adesso stiamo vedendo sull'Inghilterra. Se dopo 6 ore questa perturbazione aveva raggiunto la Francia, tanto per fare un esempio, molto probabilmente dopo 6 ore questa perturbazione poteva raggiungere l'Italia settentrionale. Ecco, la previsione di Questa era la Bernacca, previsione, sì, molto questo molto probabilmente. probabilmente era un'estrapolazione di una situazione meteorologica. Ecco, questo era il fare le previsioni. E c'era molta esperienza, l'esperienza personale. Io ho cominciato a fare le previsioni negli anni 70 e devo dire, prima di disegnare una carta e prima di fare una previsione ci ho messo 5-6 anni. Era un lavoro quasi di bottega. Si acquisiva una certa sensibilità, si conosceva il vento, si sapeva apprezzare la perturbazione, la nevicata sulle Alpi, che cosa poteva comportare in pianura padana. Ecco, era un lavoro di questo tipo, cioè E cosa vi fatto. diceva Bernacca, ecco, mentre voi lavoravate in questo lavoro di bottega? Bernacca era una persona veramente straordinaria, cioè la meteorologia negli anni 60, 70, 80 parlava, diciamo, con il suo nome. Era diciamo, il capostipite, almeno per me è sempre stato un punto di riferimento, tant'è vero che poi fortunatamente anche
ringraziando Dio e tutte le persone che Dio ha messo sulla mia strada, sono riuscito a fare un pochettino quello che lui faceva. Era la persona che sapeva rendere in parole quei disegni che vedevamo sulle carte. Perché ecco, vedendoli così, questi disegni che abbiamo visto. Questo disegno poi va tradotto in parole, cioè quel disegno che sta facendo vedere Bernacca, oppure questo che a noi non dice nulla, perché io vedo delle macchie verdi, dei numeri, dei cerchi. Ecco, il merito di Bernacca è stato proprio quello di aver iniziato questo dialogo con i telespettatori, è stato un grande divulgatore, è stato quello che ha messo, diciamo, un punto fermo, cioè nelle previsioni meteorologiche. Le previsioni meteorologiche si possono rappresentare in tanti modi. Se lei va sull'aereo, è uno slang, è un codice in cui si dice KVK, ceiling, OVC. Questo già ha un significato. Bernacca invece è quello che ti diceva che tempo fa, in parole che tutti possono comprendere. Ha tradotto i codici. Signora Laura, io la vedo interessata. Comunque è un mondo affascinante. Certo. Quindi lei ha sempre seguito suo marito. Sì. Beh, comunque la previsione c'ha di bello questo, che praticamente quando è detta in poche parole tu capisci e ti serve, è un universale linguistico. Ti siedi tranquillo perché hai la possibilità di capire e di condividere, perché piove sui belli, sui brutti, sugli antipatici, sui simpatici, cioè praticamente ne puoi parlare con tutti e ti senti universalmente coinvolto. Perché questo tante volte uno dice fa caldo, è universale. Non è che per lei è anche laureata in psicologia, mi dice perché c'è così tanta attenzione. Poi tra l'altro, apro e chiudo parentesi, tra breve, grazie al colonnello Laurenzi, andremo a capire quanto durerà questo caldo afoso nel mese di agosto. Però perché ecco c'è così tanto interesse verso le previsioni del tempo? Perché praticamente le persone lo vivono in prima persona, le cose che si vivono nelle condizioni atmosferiche. Perché non è facile, diciamo, affrontare il caldo. Affrontare il caldo vuol dire essere sottoposti a uno stress tale che, almeno di questi giorni, di questo periodo, come se noi fossimo sottoposti a somministrazione di anfetamine, di droghe, perché il corpo è termoregolato in modo diverso rispetto a quello che succede. Quindi il cortisolo, l'adrenalina aumenta la secrezione, però che cosa succede? Succede che poi alla fine l'irritabilità, l'aggressività è la controparte di questo atteggiamento. Il rovescio della medaglia. Infatti non è che aumentano gli omicidi, perché gli omicidi si fanno in casa, cioè nel senso sono invernali. Aumenta l'aggressività, gli stupri e le statisticamente. Quindi vuol dire che effettivamente le persone sono sottoposte a uno stress notevole. C'è un fattore in più, bisogna in seguire delle regole ben precise per stare meglio. Quindi amicizia. Poi qualche consiglio ce lo deve dare. Certo. Però io vorrei prima riallacciarmi a quello che diceva prima il colonnello Laurenzi. Le previsioni del tempo, almeno noi cittadini, le abbiamo iniziate a scoprire grazie a Bernacca, alla televisione. Sì. Nel corso degli anni si sono evolute e oggi noi vediamo tantissimi uomini e donne dell'aeronautica militare in divisa che ci spiegano proprio le previsioni meteo. Il centro operativo, il cuore di tutto questo è Pratica di Mare. E allora noi insieme al nostro Luca Rossi siamo andati a Pratica di Mare a vedere come oggi si realizzano proprio le previsioni del tempo. Andiamo a vedere. Siamo nell'aeroporto militare di Pratica di Mare, a pochi chilometri da Roma, sul litorale sud. Oggi vi portiamo alla scoperta del Centro Meteorologico e Climatologico Nazionale. Lo facciamo grazie alla guida del tenente colonnello Attilio Di Deodato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, benvenuti. E allora, colonnello, andiamo subito a vedere il centro, il cuore pulsante di questo centro climatologico. Andiamo. Questa è la sala operativa del Centro Nazionale, del core del servizio meteo, da dove facciamo e divulghiamo poi le previsioni del tempo. C'è sempre del personale operativo, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, per fare sia un monitoraggio del tempo e una previsione a brevissima scadenza, ma fare anche previsioni un po' più a lunga scadenza, fino a 5, diciamo 7 giorni.
Spieghiamo ai nostri telespettatori perché l'aeronautica si occupa di previsioni del tempo. L'aeronautica storicamente nasce negli anni 20 e subito si è resa conto dell'importanza della meteorologia. Basta pensare ai primi voli dei dirigibili in Norge oppure ai voli transoceanici. Quindi il supporto meteo a questi voli era molto importante. La meteorologia talvolta viene banalizzata perché tutto si riduce ad un'icona, no? La pioggia, la nuvola, il sole, ma dietro c'è una dinamica appunto dell'atmosfera molto complessa da simulare, e per simularla bene c'è bisogno di un supercalcolatore. Questo ci aiuta a fare delle previsioni più accurate, più precise e soprattutto con una risoluzione spaziale, che vuol dire, se voglio capire se fra due comuni vicini c'è un tempo meteorologico diverso, ho necessità di un supercalcolatore, altrimenti non sarei in grado di farlo. C'è tutto il nostro sistema di ricezione satellitare di tutti i satelliti, sia di quello geostazionario che quello polare. Sono informazioni importantissime perché sono molto frequenti e ci danno informazioni su una vasta area di molte variabili. Poi tutte queste informazioni confluiscono e come arrivano a un comune cittadino? Esattamente, queste confluiscono sempre attraverso di noi, che siamo un nodo della catena della rete mondiale dei dati meteorologici, e vengono utilizzate ovviamente per fare una buona previsione. Non che il satellite ci dia delle previsioni, sia ben chiaro, quello è un dato osservato, ma a partire da un'osservazione più corretta possibile dello stato dell'atmosfera ci aiuta a fare delle previsioni migliori, delle previsioni sempre più corrette. Attraverso questo pallone effettueremo delle misure, delle misurazioni di tutti i parametri meteorologici di tutta l'atmosfera, dal suolo, da dove lanciamo, fino a circa 30 km di altezza. Dobbiamo avere alle 00 orario di Greenwich, alle 6 orario di Greenwich, 12 e 18, la misurazione dei primi 15-18 km di atmosfera. Quindi in tutto il mondo, in tutte le stazioni di radiosondaggio del mondo, avviene il lancio in questo momento, tutti assieme. Ringraziamo l'Aeronautica Militare per averci concesso di entrare a Pratica di Mare, e poi è bello che appunto un servizio delle Forze Armate, dell'Aeronautica, sia messo a disposizione di tutti i cittadini. Sì, è vero, il servizio meteorologico dell'Aeronautica surroga in gran parte un servizio meteorologico nazionale che da noi è ancora molto spezzettato. Comunque avete visto come sono diverse adesso le previsioni, non c'è nessuno più che disegna le cartine e che si sporca le mani con la grafite o con la gomma. Stanno lì davanti al computer, stanno davanti a una tastiera e agitano un mouse. Questo ormai oggi sono più precise, secondo lei, le previsioni? Sì, certo che sono più precise, perché oramai è tutto numerico. La previsione come si fa adesso? Prima si estrapolava la velocità e la direzione di una perturbazione, adesso invece si risolvono delle equazioni. Tutto è una formula matematica, cioè la natura è una formula matematica. Prima si studiavano proprio l'andamento delle nuvole. Sì, è vero. Diciamo così, invece io lo dico in modo approssimativo, ma per spiegarlo anche a chi ci segue. Sì, oggi invece è ridotto alla risoluzione di equazioni. Che cos'è? Quindi calcoli matematici proprio. Che cos'è la fisica? Lo dico a tutti voi. La fisica è la rappresentazione matematica della realtà. Tutto è una formula, basta risolvere questa formula e in teoria noi sappiamo che cosa accadrà di qui a un certo intervallo di tempo. Questa è la previsione moderna. Questa è la previsione moderna. Allora, a proposito di previsione moderna, perché i nostri telespettatori vogliono, come dire, arrivare al dunque. E il futuro, vogliamo sapere il futuro. Perché poi la psicologia vuole. C'è anche questa cosa psicologica, vero? Sì, questa componente di predire il futuro è una componente fondamentale. Per cui lo facciamo su dati scientifici, non è che... Sono attese e ricercate proprio per questa fondamentale, diciamo, inclinazione dell'uomo, che vuole chiedersi
cosa succederà dopo. E poi ci dà tranquillità, forse, esatto, il sapere che quella previsione formulata dal colonnello Renzi è giusta. È giusta, è corretta. Quindi ci dà tranquillità perché possiamo in qualche modo gestire il futuro. È vero. La previsione infatti tranquillizza perché ci fa accedere a un qualche cosa che è il futuro. Poi certo serve per cose ben specifiche. Serve a dire al pilota: guarda che quando tu atterrerai a New York troverai questo tempo. Oppure pensiamo se sei un agricoltore, appunto, ma anche agli albergatori, a chi progetta una vacanza. Cioè sapere che cosa accadrà ti dà la tranquillità. Allora andiamo a vedere cosa accadrà a partire da lunedì prossimo nelle previsioni appunto stilate dal nostro colonnello Laurenzi, che ringraziamo moltissimo. La seconda settimana d'agosto. Allora c'è qualche nuvoletta? Sì, però ci spieghi tutto. Guardate che valori di temperature, da 30 a 36 gradi al nord, quindi farà ancora caldo, da 32 a 38 gradi, e questo fino a Ferragosto. Al centro un pochettino meno caldo al sud, 31-36 gradi. Diciamo che nel complesso la seconda settimana di agosto, la prossima settimana, quella che finirà appunto poco prima di Ferragosto, vedrà un po' di nuvolosità al centro-sud con rischio di qualche eventuale temporale, ancora qualche temporale sulle zone alpine, e poi per il resto molto sole, un po' più di nuvolosità sulla Sardegna rispetto al normale, ma comunque il tempo è discreto al mare, buono. Qualche nuvola durante il pomeriggio sulle zone montuose e rischio di temporali. Ancora caldo. C'è da dire però che tra il nord e il centro-sud c'è un po' di differenza, soprattutto sulle zone alpine. Infatti i primi giorni della seconda settimana di agosto vedranno, ma soltanto lunedì e martedì, un lieve calo delle temperature al nord. Quindi ancora caldo fino a Ferragosto. Quindi colonnello, sabato prossimo, appunto il giorno di Ferragosto, possiamo andare al mare, anzi forse dobbiamo andare al mare, dobbiamo. Perché nelle città sarà veramente ancora caldissimo. Sì, è un Ferragosto proprio secondo la migliore tradizione dell'estate italiana, anzi fin troppo, con temperature che sto vedendo qui, ho preso qualche diagramma, ancora dell'ordine di 36-37 gradi sulle regioni centrali, quindi ancora Ferragosto è da mare. Se potete, lasciate queste città infuocate, andate in vacanza al mare, ai monti o ai laghi. Benissimo, allora andiamo alla terza settimana d'agosto. Qui ovviamente lo introduco io, più si allontana, diciamo, la settimana, più il tempo diventa lungo, e quindi più parliamo, diciamo, di previsioni, di indicazioni. Mi corregga se sbaglio? No, esattamente così. I calcolatori riescono a fare delle previsioni fino a 14 giorni, ma già dopo una settimana cominciano a essere così. Poi diventano altre previsioni. Però sono indicazioni comunque interessanti, che ci danno delle linee, delle tendenze. Sono sempre fatte, ecco, da quello che si vede è che le temperature scendono leggermente, però non troppo. Il tempo tutto sommato è buono, anche se ancora una volta sulle zone alpine e prealpine, sulle zone montuose del centro ci potrebbe essere qualche nuvolone in più, quindi ancora tempo buono nella terza settimana di agosto con temperature decisamente superiori al normale. Tenete conto che qui le temperature cominciano già a scendere, perché dopo la seconda settimana di agosto mediamente in Italia le temperature scendono, però siamo ancora 7-8 gradi al di sopra della media, quindi ancora tempo buono. Quindi è corretto, colonnello, parlare di temperature record, nel senso che noi quello che stiamo vivendo è un caldo comunque un po' superiore alla media stagionale, a quello che dovrebbe fare di norma è caldo. Certo, ma questo infatti la cosa sorprendente ed eccezionale è che questo caldo si sta prolungando oramai da circa un mese, se non addirittura di più. Ci possono essere delle punte di 38-39 gradi, durano un paio di giorni, tre, male che va una settimana. Sono 30 giorni che la temperatura non scende al di sotto dei 35 gradi. Andiamo a vedere la quarta settimana d'agosto. Allora, nella terza si inizia un po' a respirare, quindi un po' la temperatura si sta lentamente abbassando. Nella quarta settimana che succede? Ecco, nella quarta settimana si ritorna poco nella media. Ecco, sembra che finisca questa ondata di caldo paurosa, anche se all'inizio proprio della quarta settimana di agosto, diciamo intorno al 22-23, ci sarà un lieve calo delle temperature. Comunque la situazione non cambia, rimane stabile, le basse pressioni ci ignorano, c'è soltanto qualche infiltrazione di aria umida che regherà qualche nuvolosità un pochettino più intensa, in questo caso sul versante tirrenico piuttosto che sul versante adriatico. Ecco, vedete il versante adriatico un po' più sereno, il versante tirrenico un po' più di nuvolosità, qualche nuvolone sulle zone alpine e sull'Appennino. Questo allora, è quanto. Quindi diciamo, dalle indicazioni che noi abbiamo ricevuto, e che la ringraziamo appunto di questo, la brutta notizia è che il caldo continuerà almeno fino a Ferragosto, quindi fino almeno alla fine della prossima settimana questo caldo afoso continuerà.
Però c'è una bella notizia, perché chi vuole programmare una vacanza può star sereno, certo. E quindi anche a fine agosto, dove c'erano sempre, come dire, quelle brutte sorprese, i famosi temporali estivi, si può programmare una vacanza. C'è sempre il risvolto della medaglia. Sì, ma poi vogliamo dire pure un'altra. Ci spingiamo proprio oltre il consentito. Andiamo settembre. Settembre rispecchia l'andamento che abbiamo fin qua avuto, sembra che ancora a settembre ci siano delle condizioni prevalentemente estive. È la tendenza che le nostre estati durano sempre di più. Come si può affrontare bene un'estate così afosa? Perché ecco, lei diceva prima, è normale che con il caldo ci si nervosisce un po' di più. Bisogna sempre averli, sì. Perché nella vita diciamo che la vacanza, dato che uno ha vissuto con rigidi impegni durante l'inverno, pensa di potersi, diciamo, permettere di tutto di più. Però anche andare in vacanza è un'arte, quindi bisogna partire con ben in testa il fatto che amicizia lunga se ci sono patti chiari, quindi anche con noi stessi, sapere i propri limiti, saper mediare, chiedere alla natura umana, alle nostre inclinazioni psicologiche, di non sovrastimare la possibilità di fare di una libertà che sembra concedere l'estate, ma in realtà è sempre, diciamo, con misura. Quindi, diciamo, patti chiari, amicizia lunga. Quindi lei anche dice, si va in vacanza insieme agli altri. Esatto. Ognuno deve avere la sua autonomia, la propria indipendenza. Bisogna rispettare i bisogni degli altri e rispettare i nostri, perché tante volte con la scusa di rispettare quelli degli altri noi ci dimentichiamo che sono l'altra parte della medaglia. Cioè, certo. Noi stiamo bene con gli altri se stiamo bene con noi stessi. Altrimenti rivendichiamo magari delle cose che non sono vere. È verissimo, è verissimo. Allora adesso noi andiamo, visto che fa caldo, visto che insomma qualche bagno in più ce lo possiamo concedere, andiamo sulla Riviera Romagnola, andiamo con esattezza a Riccione, dove c'è lì un bagnino particolare, colonnello Laurenzi, appassionato di meteorologia e fa le previsioni, ma le fa in modo, come dire, rigoroso. Ovviamente i bagnanti gli chiedono informazioni, domani che tempo farà? E allora andiamo a Riccione a vedere questo bagnino davvero speciale. È iniziato tutto da Marco Baldini, che mi ha fatto questa proposta ormai quasi 18 anni fa, quindi anche comincia ad essere parecchi anni. Pensavo sinceramente che sarebbe durata pochi mesi, perché era gennaio, quindi pensavo si arrivasse all'estate, poi che finisse lì, invece sono ancora qua. Inizio la mia giornata così, con questo collegamento in diretta. Le sere mi studio le mie varie carte su internet, quindi non sono cose che mi invento, come diceva Baldini all'epoca, con i fondi del caffè, cose, o con le carte, con i tarocchi. Beh, sul tempo sicuramente, se è caldo mi chiedono quanto dura il caldo, se piove quanto dura la pioggia, cioè sempre, non va mai bene, diciamo, perché se è caldo è troppo caldo e se è nuvoloso è troppo nuvoloso, quindi è difficile che qualcuno vada bene com'è. Me la sono cercata, sinceramente. Sono qui a dover spiegare sempre cosa succede, però sempre improntato all'ottimismo, e quindi tendo sempre a dire che sarà bello. Molti mi chiedono appunto come mai hanno scelto proprio me a Radio DJ, così non c'è stato nessun concorso, nessun casting. E poi molti sono stupiti che esisto, perché molti pensano sia un personaggio magari inventato, e invece sono qua. Qualcuno si stupisce che esisto e che lavoro, cioè che non faccio solo il meteorologo magari. Questo agosto è iniziato benissimo, a parte sì, il primo proprio magari no, però è iniziato bene perché adesso ci saranno parecchi giorni di bel tempo e di sole, potrebbe esserci
piccolo guasto verso dopo il 10-11, però ancora non c'è nessuna certezza. Io sono fiducioso, appunto, come dicevo prima, però secondo me sarà bello tutto il mese. Questo dirò alla gente sicuramente. La meteorologia alla portata di tutti, l'importante è avere passione, colonnello. Sì. Basta un barometro e la passione. Qual era quella canzone di Nino Manfredi? Basta un paio di scarpe nuove e basta la salute. E poi basta un barometro, tutto il mondo. Basta un barometro e facciamo le previsioni. Ce l'avete un barometro a casa, insomma, almeno. È uno degli Una volta era più facile trovare nelle case, adesso invece ci sono le stazioni, quelle tutte digitali. Sì. Ma questo è più preciso? Questo è un bellissimo barometro, questo l'ha ereditato mia moglie, tra l'altro, nella sua passione meteorologica, è della fine dell'Ottocento. Guardate, questo è un barometro stupendo, adesso non so se riuscite a vedere, ecco, perfetto, bravissimo il regista. Guardate che qual è il leveraggio all'interno e come funziona il barometro. C'è una scatoletta metallica, che adesso noi vediamo soltanto la parte superiore di questa scatoletta, che si comprime a secondo della pressione. Se c'è tanta aria, la scatoletta si schiaccia, se ce n'è poca pressione, si dilata, e quindi per una serie di leveraggi ci dà il valore della pressione. Se la pressione scende, il tempo peggiora. Allora, come si fa a vedere se sale o scende la pressione? È chiaro, qui è tutto condizionato appunto dall'aria condizionata. Dall'aria condizionata, però questo la pressione lo segna sempre. Quello che voi dovete vedere sul barometro non è tanto il valore in sé, quanto la variazione. Come si fa a vedere la variazione? Generalmente i barometri hanno questa rotellina agganciata ad un'altra levetta, vedete? Allora voi dovete far coincidere questa la lancetta mobile con la lancetta fissa. Adesso ecco. E da lì poi vediamo lo spostamento. Poi fate passare almeno 3 ore e vedete lo spostamento. Se la pressione diminuisce, vuol dire che il tempo peggiora. Se la pressione aumenta, logicamente il tempo va migliorando. Comunque seguite sempre le previsioni meteorologiche. E quella è la cosa migliore. Del tempo Ma quanti gradi fa in questo momento nel nostro studio? State perfettamente, state sui 24-25 gradi, temperatura ideale. C'è l'aria condizionata che funziona benissimo. Benissimo, va bene. Allora, grazie al colonnello Laurenzi, grazie mille alla moglie Laura Patrioli. E adesso ci fermiamo qualche istante di pubblicità, ma dopo aver visto questa bellissima coppia qui in studio, andremo a scoprire la storia di un papà davvero straordinario. E a volte i genitori, di fronte alle prove che ci offre la vita, scopriamo di essere veramente delle persone speciali. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta. Dicevo prima della pubblicità che spesso i genitori scoprono di avere risorse, energie che non pensavano neanche lontanamente di avere. Io credo che questo sia il caso di Vincenzo Daucelli. Buongiorno e benvenuto a Bel Tempo Si Spera. Lei ha scritto un bel libro, Amico mio sono felice, la storia di Giulio, mio figlio autistico, e della nostra sfida quotidiana sui banchi di scuola e nella vita. Lei ha lasciato il lavoro. Sì. Di notte studiava per laurearsi in scienza della formazione. Mentre lavorava. E per stare accanto a suo figlio. Sì. Sono cose che si fanno. Alla fine, io credo che lei neanche lontanamente immaginava che avrebbe fatto tutto questo. Sicuramente no, non era quello il mio obiettivo da pensionando, da futuro vecchio. No, non pensavo questo. Però poi, dopo aver scoperto le problematiche di Giulio, dopo aver scoperto che Giulio aveva necessità di qualcuno che gli stesse accanto, che lo stimolasse continuamente a fare attività, era necessario. Aveva bisogno di lei? Aveva bisogno di una persona accanto. E quindi le attività pomeridiane noi le abbiamo sempre fatte da piccolo. Io e mia moglie lo portavamo da piccolo a fare logoterapia, a fare terapia in acqua, a cavallo. Poi dopo, diventato più grande, ho cominciato a studiare insieme a Giulio. Ho cominciato a capire che la diagnosi che gli avevano fatto di disturbo autistico
con grave ritardo mentale, non era quella giusta. Giulio capiva e comprendeva tutto, e avevo capito che c'era da lavorare, si poteva lavorare con Giulio, e ho cominciato a lavorare, a studiare insieme a lui, a portarlo in giro per la strada, a fargli vivere la vita che vivono tutti i ragazzini di ogni giorno. E... ma non poteva affidarsi, io le faccio un po', come dire, faccio un po' l'avvocato del diavolo, non poteva affidarsi normalmente, come accade poi tutti i ragazzi, bambini, bambine che hanno difficoltà, all'insegnante di sostegno? Perché c'è stato bisogno della sua presenza, che io, mi piace sottolinearlo, è il primo caso in Europa. Sì, allora a scuola gli insegnanti di sostegno oggi nella scuola superiore, questi ragazzi hanno a disposizione non più di 18 ore e quindi non coprono totalmente l'intero, diciamo, numero di ore che i ragazzi devono stare a scuola. Quindi soltanto circa 3 ore al giorno? Solo, diciamo, 3 ore al giorno, dalle 9 a mezzogiorno. Quindi, e voi cosa facevate? L'andavate a riprendere? Allora, alla scuola media avevamo un insegnante e una psicologa che seguiva Giulio privatamente, cioè pagata da noi, e che seguiva Giulio in tutte le altre ore che non era coperto dall'insegnante di sostegno. Scuola pubblica? Scuola pubblica. Per fargli fare tutte le ore. Poi c'era anche il problema che c'erano delle difficoltà didattiche. Giulio a scuola non era seguito, faceva tutti i compiti a casa, benissimo, tranquillo, con il papà. Però a scuola era un soprammobile. Non era mai interrogato, nessuno che gli guardasse i compiti, che tentasse di parlargli. È difficile parlare con Giulio, è abbastanza faticoso, bisogna tirargli dalla bocca le parole. Però nessuno si affannava a capire se Giulio capisse, se Giulio comprendesse, se quei compiti fatti sul quaderno erano fatti davvero da Giulio. E questo ci mortificava alquanto. E nonostante la presenza di una persona dedicata a Giulio, messa da noi, e questo poi mi ha fatto capire che ci voleva qualcosa di più. E un giorno dissi così a mia moglie, dissi: se ci fossi stato io con Giulio a scuola. E da lì nacque l'idea, disse mia moglie, disse: comincia a prenderti prima di tutto una laurea idonea per poter stare a scuola. Perché lei è farmacista. Io sono farmacista, quindi tutt'altro ho fatto nella vita. E quindi ho cominciato, mi sono iscritto all'università, ho cominciato la sera a studiare e ho detto: se va bene, continuo. Quanto tempo sei laureato? Perché poi prendere una laurea non è che ci vuole una settimana. Sì, in 2 anni e mezzo, meno quindi di 3 anni. Quindi hai studiato sodo? Sì, la sera dopo le 11, quando Giulio andava a letto, prendevo i miei libri, accendevo la TV, la mettevo muta per avere una compagnia, e fino alle 2, alle 3 ho studiato. Studiavo, alle 6 e mezza mi alzavo, normalmente andavo al lavoro. Poi dopo, poco prima della laurea, mancava la fine della terza media di Giulio, comincia il problema dell'istituto superiore. Vado all'istituto tecnico commerciale, parlo con il preside, il professor Arcangelo Fornelli, a cui va il mio più grande... È stata una persona lungimirante. È stata una persona davvero dal grande cuore, prima di tutto. E spero lungimirante, perché un ragazzo come Giulio, che frequentemente usciva dalla classe alla scuola media perché, tra virgolette, dava fastidio o piagnucolava. Portato fuori dalla classe? Portato fuori, sì, perché capita spesso anche per altri ragazzi, perché disturbi dell'umore, quindi piagnucolano oppure alzano la voce, oppure si muovono, per alcuni, ad alcuni insegnanti dà fastidio, e quindi delicatamente, dolcemente vengono, diciamo, portati fuori per rasserenarsi. Ho parlato con il preside, il quale ovviamente all'inizio era titubante, poi dopo ha accettato. Cioè lei gli ha detto: a me piacerebbe stare in classe con mio figlio, non lo faccio per una cosa, un attaccamento morboso a mio figlio, ma lo faccio perché è una cosa utile per la scuola
e per mio figlio. Sì. Questo è il ragionamento. Proprio questo. Questo è il discorso che lei ha fatto. Sì, sì, sì. In grandi linee è proprio questo. E dopodiché? Perché loro sanno benissimo che il disturbo autistico è un disturbo molto particolare. Gli insegnanti di sostegno, anche quello bravo, e ce ne sono tantissimi certo. bravi, hanno bisogno però della conoscenza del ragazzo. Però questi insegnanti cambiano continuamente e la conoscenza non si può fare in 15 giorni, 20 giorni. Già io, dopo 16 anni, forse conosco il 20% di mio figlio. E ho tanto da imparare da lui. E quindi ho fatto questa richiesta al preside, il quale ha accettato. Dopo 2 o 3 mesi, ovviamente gli insegnanti erano un po' titubanti, scettici. Il papà in classe. Il papà in classe, mai visto un papà in classe che vorrà fare questo, vorrà giudicarci, vorrà insegnarci qualcosa. No, io ho detto loro soltanto questo. Io sono per mio figlio e vorrei insieme a voi imparare a conoscerlo, imparare ad aiutarlo, perché io conosco mio figlio a casa ma non a scuola. E loro si sono aperti completamente. E infatti in 2 anni è stato fatto un lavoro bellissimo, meraviglioso. Io... Giulio è ancora in soprammobile? No, Giulio Giulio avrà fatto forse tre assenze in 2 anni a scuola, e quando non è andato ci hanno chiamati perché volevano sapere perché Giulio non fosse andato a scuola. No, Giulio è uno di loro, insieme agli altri ragazzi. Io poi sono diventato praticamente il tutor anche di tutti i ragazzi, mi vogliono molto molto bene. Perché vivo la loro vita, e anche gli insegnanti hanno capito che il mio unico obiettivo era Giulio, non era giudicare loro, che sono stati fra l'altro meravigliosi con me e con Giulio. Io lo ricordo, ecco, questo ruolo di tutor il signor Daucelli lo ha rinunciato alla sua una parte della sua vita per fare questo, nel senso che lei lavorava, aveva i suoi interessi, aveva le sue cose, l'ha messo un attimo da parte per dedicarsi interamente a suo figlio. L'ho messo completamente da parte. Io lo dicevo in modo delicato, mi fa piacere che lei lo sottolinei. E questo, come dire, per lei non è diventato un altro lavoro, cioè nel senso che lei non è che fa il tutor a scuola, lei questo lo fa a titolo completamente gratuito. Sì, sì. E lo fa, è un servizio che le svolge anche per la scuola, perché se suo figlio sta bene, stanno bene anche gli altri studenti della classe, stanno bene i professori, è la scuola che funziona meglio. E oggi io so che quel preside, che io definisco lungimirante, vuole dare anche un riconoscimento ufficiale alla sua esperienza. Cioè, è importante che lei riceva anche un ruolo dallo Stato come tutor, magari non retribuito. Sicuramente non sarebbe, retribuito. Sarebbe bellissimo, aggiungo io, ma questa è una mia opinione. Però già che venga riconosciuto in modo ufficiale sarebbe già un passo importante in avanti. È una bella cosa questa, perché si sta lavorando in equipe benissimo. E ovviamente questa figura poi dovrà essere presente anche agli esami di Stato al quinto anno, e quindi è necessario che quando, sia una figura... Quando Giulio prenderà il diploma? Quando Giulio, sono certo che prenderà il diploma. Allora, fermiamoci un attimo, signor Daucelli, perché adesso andiamo? Io ho mille curiosità, perché io voglio sapere, ecco, l'esperienza vostra, quando andate a scuola insieme, la vita sui banchi di scuola, cosa fa Giulio, cosa fate voi. Però prima di andare ancora a continuare la sua bellissima storia, andiamo a Firenze, dove c'è un'altra esperienza, e qui appunto la disabilità e il lavoro. Si può fare, io aggiungo, si deve fare. Andiamo a vedere. Benvenuti allo spazio Alfieri. I ragazzi di Sifan. E lo spazio Alfieri è un ex cinema, tuttora cinema, però io mi ricordo da ragazzo si veniva qui al cinema, trovare questi ragazzi da noi, quando vai al cinema vieni a fare la pericinema, perché abbiamo lanciato questa pericinema, sicuramente qualcosa in più che molti altri cinema non hanno. A me piace praticamente cucinare il cucino o noi, o Matteo e il Guao e il Frossi, e si trovavamo molto bene. Mi piace cucinare soprattutto le patate e l'aglio. Lei è espertissima in patate arrosto, aglio, che fa le patate in forno, mentre lui si è polivalente, lui fa ogni cosa da prima a secondi. Allora tu fai che tu fai, dici?
cosa si deve fare qui? Grande. Le mode guidate dalle esigenze commerciali che si susseguono ormai quasi come nell'abbigliamento con cadenze stagionali hanno rischiato, stanno rischiando di mettere poi in soffocare quello che è invece la nostra tradizione. Pesce, salsiccia e funghi e verdura on. E questo è pollo, pollo con lo scapeccio. Pollo e adesso on. In agrodolce, vero questo? Una dolce. Cerco di trasmettere la passione che ho anche a loro, nella cucina. Per ora mi sembra ci siano anche dei buoni risultati, perciò mi sembra buono, ecco. Mettili in mezzo. Uno, bravo, e quello lì, vai. Abbiamo visto che questi ragazzi possano avere un mondo uguale al nostro, in cui vivere, in cui muoversi, in cui relazionare. E questo penso sia l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Un calice di vino. Vino, in modo per stare insieme, sì. A me piace, sì. Tutto bene, apparecchiare e portare i miei piatti. Loro entrano nel ruolo veramente. Questo penso dovrebbe essere per tutti, anche per noi normodotati, cioè quella di capire il ruolo in cui si va a operare quando si lavora. Loro questo l'hanno capito e questo è l'insegnamento che ci danno a noi. Davvero una bellissima esperienza. E allora, signor Daucelli, la sua esperienza è altrettanto straordinaria. Abbiamo detto lei ha rinunciato a tutto, si è licenziato dal lavoro, ha studiato la notte per laurearsi in scienze della formazione, oggi è tutor di suo figlio autistico che ha fatto, che deve fare o farà il terzo superiore? Farà il terzo. Farà il terzo superiore. Ma mi racconta un po' la sua giornata tipo, perché lei, come dire, è papà, mezzo papà e mezzo studente, diciamo sì, così. Sì, sì. Allora, lei va a scuola con suo figlio la mattina? Sì, diciamo da settembre in poi, adesso siamo in vacanza, cioè. Siamo tutti e due, siamo in vacanza. Io prima ero in ferie, adesso sono in vacanza. La mattina sveglia alle 7 per Giulio, colazione, poi alle 8 a scuola, andiamo a scuola. Lei entra proprio in classe insieme a Io sono altri... il compagno di banco di Giulio, sono il suo compagno di banco e... Poi accanto Giulio ha altri amici, perché è una fila lunga. Il mio angolino della classe è diventato il mio ufficio praticamente. E siamo a scuola, Giulio segue le lezioni normali, la didattica normale. Certo, non è semplice 6 ore per Giulio stare in classe. Ci sono momenti... più semplici, in cui Giulio è tranquillo, segue. Ci sono momenti in cui Giulio ha l'umore nero oppure è ansioso e parla oppure cerca di muoversi e quindi c'è la necessità di intervenire in qualche modo su Giulio, nel senso che comincio per esempio a fargli prendere gli appunti quando vedo che è un po' più irrequieto ad ascoltare, si agita un po' di più, allora gli faccio prendere il quaderno, ascoltiamo l'insegnante che spiega e prende degli appunti, e così scrivendo quindi scarico un po' di più la sua tensione. Il suo è un vero e proprio lavoro? Sì, il mio è un lavoro. Quello di cercare di stare, far stare Giulio bene in classe. Poi dopo si torna a casa, si pranza e nel primo pomeriggio 4 volte la settimana andiamo in piscina, perché Giulio dopo 6 ore di scuola deve scaricare. L'acqua per lui è l'ambiente dove sta più volentieri. Dall'età di un anno Giulio ha cominciato ad amare il mare, l'acqua. I compiti? E poi torniamo a casa verso le 4:30, compiti fino alle 7:30 di sera e poi dopo si esce, si va a passeggio, al supermercato, fare qualche spesa, poi si torna a casa, cena e poi
E poi a lui piace tantissimo il computer, navigare su YouTube e ascolta delle canzoni, anzi le fa ascoltare più a noi perché lui grida e, e mette le cuffie mute e ci fa ascoltare le sue canzoni, poi 10:30 va a letto. Signor Docelli, io la ringrazio tantissimo, la sua esperienza spero che sia un modello, spero che lei abbia fatto un po' da apripista per questo ruolo del genitore nella scuola. E la ringrazio veramente tanto, non solo di essere venuto qui, lo ricordiamo, il titolo del suo libro, Amico mio, sono felice, davvero tutti i genitori dovrebbero leggerlo. Grazie, allora adesso andiamo a Milano, dove noi sappiamo, voi sapete che c'è un appuntamento proprio quotidiano con la nostra Antonella Ventre dall'Expo. Oggi Antonella, dove ci hai portato? In quale padiglione ci porti? Antonella? Buongiorno Vito, buongiorno Gorazd Skrt, che è il direttore del padiglione della Slovenia, ho detto bene? Benissimo, buongiorno a tutti voi. Stamattina non era difficile capire dove siamo, visto dall'adesivo che ho qui in petto. La Slovenia è un paese che voi presentate però qui all'interno di Expo come un paese dalle tante anime, un'anima mediterranea, un'anima alpina e poi? Un'anima pannonica e un'anima carsica. Questo è l'insieme del nostro paese, piccolo ma con tante varietà. E voi avete deciso di presentarlo qui all'Expo attraverso appunto delle zone del vostro paese. La prima, io ce l'ho in mano, partiamo dal sale, il sale che si utilizza sia per i bagni termali ma soprattutto per rappresentare l'area mediterranea della Slovenia. Sì, siamo un paese anche mediterraneo tra l'altro e poi il sale è buonissimo anche per cucinare, è fatto tutto a mano, una rarità nel mondo di oggi. E voi l'ingresso proprio del padiglione date la possibilità ai visitatori di camminare nel sale? Sì, noi abbiamo questo slogan Feel Slovenia, sentire Slovenia e cerchiamo di dare la possibilità in tutti i modi ai nostri visitatori di sentire il nostro paese qua, soli 400 chilometri dal confine con la Slovenia, è uno dei modi anche camminare sul sale. Quindi il primo è il tatto, poi si passa all'olfatto, perché voi passate attraverso, dopo il sale c'è il miele, voi fate odorare il miele. Sì, poi si va a odorare il miele, miele è anche uno dei elementi della nostra cultura, della nostra tradizione, le api hanno un ruolo molto, molto importante anche nell'economia del nostro paese, soprattutto nel passato, aiutavano a sopravvivere. Vivere ai contadini, poi la nostra ape carniolana è una delle api più diffuse nel mondo. E neanche a farla apposta, la prossima sorgente, quella di cui parliamo, è l'acqua. L'acqua che è uno degli esperimenti fatti dalla Svizzera. Proprio qui, di fronte al padiglione della Slovenia, abbiamo quello della Svizzera. Non so se vi ricordate, all'inizio dell'Expo ci siamo andati e abbiamo visto a che punto erano le scorte alimentari della Svizzera. Loro vogliono fare un esperimento, vedere se ce n'è per tutti. Vediamo a che punto sono arrivati e poi torniamo qua. Siamo adesso nelle torri, ci troviamo in questo momento al secondo piano, è stato molto interessante osservare che al quarto piano le mele sono durate 16 giorni, al terzo piano 32 giorni, quindi c'è stato un processo di sensibilizzazione, di presa di coscienza dei visitatori e il nostro messaggio di consumo responsabile è passato in modo più incisivo, proprio perché le torri sono riempite solo una volta all'inizio dell'Expo, non saranno riempite una seconda volta e invitiamo proprio i visitatori a insomma cercare di pensare agli altri. Questo schema al nostro fianco significa che se un visitatore, abbiamo calcolato, prende un sacchettino di mele, questo piano durerà 24 giorni. Se invece un visitatore prende due sacchettini di mele durerà 12 giorni, se invece, questo è il messaggio che ci piace far passare, ogni visitatore, due visitatori condividono insieme un sacchettino, questo piano durerà 52 giorni. Quindi il nostro obiettivo è quello di far durare il più possibile questo piano delle mele ed anche gli altri piani, sale, caffè ed acqua. Naturalmente sono i visitatori che decidono il destino delle nostre torri, è nelle loro mani, noi con il nostro entusiasmo, la nostra forza, diamo dei messaggi e sono loro poi a recepire e a decidere in modo
autonomo. Abbiamo i bicchieri d'acqua che sono nella stessa situazione come le mele, quindi abbiamo un consumo molto forte al quarto, rallentato al terzo. Sale invece caffè ne abbiamo di più a disposizione proprio perché abbiamo quantità maggiori di prodotti in queste due torri. Questa ripartizione ineguale dei prodotti e delle risorse è un po' lo specchio di quello che succede nel mondo, quindi anche le risorse, i prodotti nelle torri sono ripartite in modo ineguale. Mele e bicchieri d'acqua vanno di più perché vabbè, le mele sono di immediato consumo e i bicchieri d'acqua sono un bel ricordo, sale e caffè meno, anche perché sono disponibili in quantità maggiori. Ritornati da quest'altra parte del Decumano, ancora a parlare della Slovenia, perché dopo le acque termali, dopo le api, dopo il sale, c'è l'innovazione. L'innovazione che voi avete voluto portare grazie a un progetto innovativo che vuole studiare il miglioramento della qualità dell'aria. Ce lo spieghi? Sì. Un nostro pilota alpinista, insomma un avventuriero vero e proprio, Lenarčić, riuscito a sorvolare tutto il globo misurando la qualità dell'aria in tutte le zone, la quantità del carbonio nero. E l'ha fatto con un piccolo aereo che appunto misura proprio questo? Con un piccolo aereo che misura questo, ma soprattutto che veramente consuma poca energia. Dopo la parte innovativa c'è la parte culinaria, si passa al ristorante sloveno. Giusto, si passa al nostro ristorante che un po' riassume la culinaria, la nostra tradizione culinarica del nostro paese, che è un paese tra l'Oriente Occidente, tra la penisola balcanica e il mondo austriaco e tedesco, e questo naturalmente si vede anche nella nostra tradizione culinaria. Si vedono tanti piatti venuti da tutte le parti dell'Europa, dalla Serenissima a tutte le parti, le regioni dell'Impero Austro-Ungarico, però sempre preparati nel modo nostro. E non per ultimo c'è questo giardino che rappresenta anch'esso proprio tutte le piante che ci sono in Slovenia, partendo dal Mediterraneo arrivando fino all'entroterra alpino. Sì, si parte dal Mediterraneo, si attraversa il mondo alpino come si va dall'Occidente verso l'Oriente, attraverso il Carso, la zona un po' più rigida dove c'è poca acqua, e per questo naturalmente questo si vede anche nella composizione delle piante, fino ad arrivare alla pianura pannonica all'est. Noi stamattina abbiamo provato a farvi fare un viaggio, a farvi conoscere un paese attraverso i sensi ma attraverso anche la vista. Io ringrazio Gorazd di averci accompagnato in questo viaggio. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Ci vediamo domani sempre qui dall'Esposizione Universale. Ciao. Grazie Antonella, un saluto alla Slovenia. Allora, dalla Slovenia, da Milano, dall'Expo ci spostiamo a Palestrina. Siamo alle porte di Roma e c'è una manifestazione bellissima, vedete qua già i costumi tradizionali, il Palio di Sant'Agapito. Allora io saluto Don Rodolfo Baldazzi, che è il cappellano dell'ospedale di Palestrina, nonché direttore artistico del Palio di Sant'Agapito, e poi Antonella Coltellacci, che è il presidente di questo palio antichissimo. Don Rodolfo, io so che i primi cenni storici addirittura nel Medioevo, è così? Sì, nel Medioevo abbiamo qualche notizia che riguarda queste giostre che facevano. In genere la prima risale al 1090 circa, in occasione del matrimonio della contessa Emilia. Poi sono giostre in occasione delle elezioni dei cardinali vescovi, perché Palestrina è una diocesi suburbicaria. Suburbicaria significa vicino Roma. E sono diocesi molto antiche, risalgono addirittura all'epoca apostolica. Noi abbiamo ruderi di una basilica dove sembra ci sia stato addirittura San Pietro. Noi stiamo vedendo queste immagini, Antonella sì. Coltellacci, come si svolge il palio? Abbiamo detto, diciamo innanzitutto la data, se non ricordo male, 16, 17 e 18 finora agosto. Finora è stato 16, 17 e 18, da quest'anno è stato 17, 18 e 19, adesso da quest'anno 16, 17, 18 e 19, perché inizieremo con un palio per i bambini. Quindi dal 16 al 19 agosto, sì. Palio di Sant'Agapito sì. a Palestrina. Come si svolge? Abbiamo detto 4 giorni. Si svolge con vari giochi, tra cui il più bello, diciamo, più spettacolare, che poi pure gli altri comunque non so da meno, è la scifa con una lancia,
e dove devono prendere degli anelli, che poi ci sarà un punteggio a seconda degli anelli che vengono presi. Poi ci sarà il tiro con l'arco, la gara della conca, del fuso, tutti i giochi che cerchiamo di rifare. E poi alla fine il tiro, la partita di pallone e la gara, quella, il tiro della corda, della Quindi fune. Il gioco, quello più suggestivo, quello più storico? È la scifa. Come si svolge? Noi vediamo, ecco, intanto le immagini del Palio di Palestrina. Beh, come si svolge? Finora si è svolto che c'era un percorso dove c'era a un certo punto una scifa con un anello dove bisognava inserire un giavellotto. Quindi con la lancia. Da quest'anno è cambiata per una questione pure un po' di sicurezza, perché certo, la lancia non si sapeva mai dove andava a finire. Quest'anno invece facciamo con una lancia molto lunga, e dove vengono presi vari tipi di anelli, che a seconda dell'anello che prendono c'è un punteggio differente, però speriamo che sia bella come quell'altra. Al di là del divertimento c'è anche, come dire, un aspetto proprio devozionale. Santa Agapita era un martire convertito da San Pietro. No, ho sbagliato? Perché, sì, perché ci sono 200 anni in mezzo. Quindi non è possibile questo? Non è possibile. Sant'Agapito è stato ucciso nel 274 e in questa persecuzione che, diciamo, l'ha visto prima a Roma, poi è stato trasportato a Palestrina e a Palestrina è stato giudicato per essere ucciso, condannato a morte, è stato esposto ai leoni nel circo di Palestrina. I leoni hanno lambito i piedi, non l'hanno mangiato, l'hanno portato fuori ed è stato decapitato. Allora, ricordiamo, il Palio di Sant'Agapito, 16, 17, 18 e 19 agosto a Palestrina, in provincia di Roma. Io volevo fare una domanda soltanto, ecco, per quanto riguarda i costumi, vedevo bellissimi. Dove li prendete questi costumi? Realizzati dalle sarte, ma sono stati, è tutto documentato dal... Li fate voi, quindi, diciamo, le facciamo noi. Sì, e Doro Dolfo ti può spiegare meglio. Doro Dolfo, li realizzate? Allora, i costumi inizialmente abbiamo cercato di vedere gli affreschi, le cose, poi abbiamo avuto la fortuna di ritrovare i processi che facevano. Certo. E venivano descritti i personaggi, anche i testimoni che si presentavano a questi processi, nei e venivano descritti anche i costumi, e da lì e quindi da lì siete riusciti ad anche un lavoro di ricerca storica. Io ringrazio tantissimo gli amici di Palestrina. Buon Palio, come si dice? Buon Palio. Allora, un appuntamento per tutti: 16, 17, 18 e 19 agosto a Palestrina, provincia di Roma, il Palio di Sant'Agapito. Noi ci vediamo domani, stessa ora, subito dopo la Santa Messa. Arrivederci a tutti e buona giornata.